Eccoci, un minuto alla linea, un minuto. Eccoci qua, adesso fulmini basta, timoni rotti basta. Eccoci qua, il barchino lì, siamo per tagliare la linea. Vediamo un po' se ce la facciamo. 40 secondi, dai! È un arrivo assurdo perché siamo in mezzo al nulla, siamo a 100 miglia dalla costa. Veramente stranissimo. 30 secondi. Attenzione. La folla velocità di 8 nodi. 30 secondi. Ce la fa ripassare. 15. Mamma mia, che regata incredibile che è stata. Ho dato tutto. 10. Ripensato, un po' di cielo di vento. 3, 5, 4, 3, 2. Andiamo! Sì! Grande barchino, bravo la grande, sei bravo, sei. Non sei una barca, sei un treno, sei. Oh, che bello, che figata, una regata pazzesca, sono veramente emozionatissimo. È stata una regata incredibile, veramente ho dato tutto, non credevo di avere così tanto da dare. E ogni volta che prendevo un colpo rimbalzavo fortissimo. Che bello, sono contentissimo, la regata che sognavo di fare. Ero venuto qua esattamente per questa roba qua. Vedere se sono capace a fare una regata ultra trail, come l'ha chiamata il coach Tanguile Glatin. Cioè una regata in cui non devi sempre spingere al massimo, ma devi sapere quando attacchi, sapere quando difendi. Mi è piaciuto tantissimo. Che regata magnifica, andiamo! Come al solito ovviamente un grazie enorme a tutto il team, perché a Bastion e Pavel, che avete fatto un lavoro incredibile quest'inverno, avete lavorato come dei matti, la barca è un gioiellino. Un vero gioiellino, ovviamente senza Pirelli, però ovviamente tutte queste cose sarebbero solo grandi sogni, quindi ovviamente come al solito grazie mille e ovviamente un grandissimo e calorosissimo grazie anche a Mapei che insomma con il loro tifo ci danno sempre una carica in più importantissima. Vabbè, le persone da ringraziare sono una lista talmente lunga che bisogna fare un altro video a parte, comunque ho in mente un sacco di persone e vincere due transat nel giro di neanche 6 mesi è una bella cosa, bravo Marchino, è una bella cosa. E poi soprattutto prima regata in solitario a bordo della grande Pirelli vinta, questa sì è la cosa importante. Boh, ci vediamo presto, io adesso devo strammare che qua ho ancora 120 miglia da fare per New York. Arriviamo New York!